Benvenuti a Cremona, nello storico Palazzo Raimondi, sede della Facoltà di Musicologia. Oggi voglio presentarvi l'organo positivo costruito nel 1833 dall'organaro napoletano Gaetano Aveta. L'organo, inserito in una cassa in legno di pioppo finemente decorata, fu acquisito nel 1978. In quell'epoca fu sottoposto ad un primo intervento di manutenzione. Il somiere, del tipo a tiro, presentava allo smontaggio le impellature originali e non risulta quindi mai essere stato rimosso dallo strumento. Il prospetto è formato da 19 canne in stagno distribuite in 3 campate a cuspide. I tasti diatonici sono coperti in osso, con fronte piatto e rivestito. I cromatici sono in legno da frutto tinto in nero, sormontati da lastrina d'ebano. I registri sono comandati da pomelli ad estrazione, posti su 2 colonne a destra dell'organista. A sinistra della tastiera sono presenti le leve di azionamento dei registri accessori: tremolo, zampogna, uccelliera. L'organo è alimentato da 2 mantici a cuneo con 4 pieghe esterne. Nel basamento è stato inserito un nuovo elettroventilatore, ripristinando l'originale sistema di pompaggio manuale tramite leve. Restaurato dalla bottega organaria dell'Orto Lanzini nel 2007, l'organo presenta un temperamento mesotonico a quarti di comma,